E allora in campo Grasshopper e Basilea. Grasshopper che ha appena perso la propria partita contro il Krasnodar 2-0, proverà a rifarsi contro il Basilea. Primo pallone proprio per il Grasshopper con Strebel che gioca largo dove c'è Guido. Dietro il pallone per Minder. Poi Cioric di testa. Ancora Guido, cerca un buon break, poi Streber fermato però. E allora Redzepi. Ora Cioric, mandare in profondità Guido, Streber controlla così così, esce bene Shilova. Ancora il numero 7 in profondità a cercare l'imbucata per il numero 9 Luan Redzepi. Niang. Portiere Milo Minder. Che gira sulla destra. Poi ben fermato il numero 7 del Basilea. Che vuol tornare sul pallone ma ha la meglio. Millaku. Ancora Basilea col tocco in profondità. Finisce tra le braccia di Blarer. Ancora un tentativo da parte del Grasshopper, chiude Niang. Poi si va in profondità per il tentativo di Shilova. Un dribbling che non riesce. E però si guadagna una buona rimessa laterale il numero 9, poi Probst per la rimessa. Cioric mette fuori ma è da ribattere perché va giocata bassa la palla. Tentativo verso Dein. E palla fuori. Tra rimessa laterale. Con il pallone in profondità. Minder. Buono il controllo da parte di Dane. Poi centralmente Shilova. Ancora verso il numero 11. Fabian Dane.
rimessa laterale ancora per il Basilea, palla dietro per Liu Niang, che in qualche modo passa ora Niang. Viene fischiato il calcio di punizione in favore del Basilea. Batterà Steven Prost. Anzi, Prost. Palla bassa di Prost, che poi può riprovare una seconda volta a mettere al centro. Arriva un bel pallone messo fuori dal grasshopper. Poi il tentativo dalla distanza è di Niang. Palla alta sopra la traversa. Vicino al vantaggio però il Basilea. Altra rimessa laterale in favore del Basilea con Minder in profondità. Tocca Blarer e poi arriva il tocco sotto porta per il vantaggio di Fabian Dain. E 1-0. Al sesto minuto ha segnato con il numero 11 Fabian Dain. Avanti dunque il Basilea. Ancora un tentativo al centro. Quel pallone che rimane lì. Ci prova con il destro deviato e c'è l'autogol. Ha segnato con la maglia numero 14. Probst. Anche se il pallone poi è stato deviato. E 2-0 per il Basilea. Ora c'è un fallo subito da Streber. Il colpo di testa sul palo da parte del grasshopper con il numero 14 Mrsanin. Ancora lui con la maglia numero 14 che spedisce avanti dopo aver colpito il palo, ma il pallone è uscito e quindi sarà rimessa laterale in favore del Basilea, che ha rischiato il 2-1. Adesso è Minder con Niang che tocca per Probst. Pallone finisce fuori. Un altro pallone in profondità per Eliano Guido. Ma c'è Minder, Nino Minder in vantaggio. Altra rimessa laterale per l'autore del primo gol invece, Dain, Fabian Dain. All'indietro ancora per Milo Minder. Che va in profondità dove si muove bene Shilova. Subisce anche il fallo. E allora sarà calcio di punizione. Va a battere Aguilar, Enrique Aguilar con il numero 7. Aguilar direttamente in porta, ma soprattutto fuori.
poi Cioric, ancora Aguilar, Dain, tocca per Shilova, poi Guido, prova ad andare in velocità, supera il numero 5 Schrenk, c'è calcio di punizione in favore del Grasshopper. Tocco dentro, allontana bene Probst, poi altra chance per il Grasshopper con la palla che finisce sul fondo. Decimo minuto di gioco, 2-0 in favore del Basilea. Adesso con Minder, Cioric aggancia bene, poi Aguilar interviene in mezzo al campo, Guido in qualche modo, Shilova, ancora lui. In qualche modo esce il Grasshopper in profondità per Guido. Prova a scontrarsi con Schrenk e il pallone è per Minder. Guido che però torna sulla palla. Streber ancora verso Guido all'indietro. Un pallone difficile di Schrenk. Poi il pallone per Guido. Può calciare Guido. Ma c'è un fallo. Quindi il gol non vale. Rimane a terra un giocatore del Basilea. Si trattava di Aguilar. Eccolo qui l'intervento falloso. Molto duro l'intervento di Streber. Ancora Strebel. Va direttamente in porta. Pallone finisce fuori. Schrenk allontana, Probst, Zidane con Niang che arriva per primo sul pallone, dietro per Minder, poi di testa Cioric, alla fine ancora Niang con una buona finta di corpo riesce a uscire da una situazione difficile. Aguilar in profondità, viene chiuso Guido. C'è un intervento falloso su di lui, sarà calcio di punizione per il Grasshopper. Andrà a calciare Strebel. Il destro di Strebel, poi il tentativo da parte di Cioric e la parata a terra di Milo Minder. Finisce il primo tempo 2-0 in favore del Basilea. Aguilar. Aguilar per Minder, largo Niang, rientra bene Niang, poi lascia Aguilar, va da solo il numero 7, tocco laterale col sinistro, ma è fuori gioco da parte di Berger, anzi Begrer, chiedo scusa, Moritz Begrer. Ora Aguilar, sbaglia il tocco per Begrer. E allora Kabashi non riesce a tornare sul pallone, dato gli dà Strebel.
Aguilar centralmente. Riesce ad andare Strebel in qualche modo, recupera il pallone numero 10. Si affida al proprio portiere Blarer. Attenzione che è stato colpito inavvertitamente al volto Shilova. No, chiedo scusa, Majorano, Lucas Majorano. Strebel. Ora Majorano, Strebel. Dietro per Blarer. Riconquista, palla Niang. Ma c'è un fallo in favore del Grasso per l'errore, però sul calcio di punizione. Ancora un tentativo da parte del Basilea con la palla dentro da parte di Gian Aydin. Calcio d'angolo. Tentativo sotto porta di Begrer, poi Aguilar, ancora Aydin. Pallone dietro per Niang. Apre per Schrenk. Begrer ancora verso Schrenk, in qualche modo il pallone che arriva a Kuratli. Per rimessa laterale in favore del Basilea. Ancora recupero palla di Kabashi, poi bravissimo a chiudere Schrenk. Sarà solo calcio d'angolo per il Grasshopper. Buono il pallone adesso per Kuratli. Azione di contropiede con Aydin che prova ad arrivare. Ancora Aydin, lotta insieme a Millaku. Alla fine si salva il Grasshopper. Shilova. Centralmente Strebel non riesce a tornare da Shilova. E allora Niang messo giù. Calcio di punizione per il Basilea. Va a battere Niang. Prova a girarla qui, non bene Begrer. Rimessa dal fondo per il Grasshopper con Blarer. Con un pallone riconquistato da Niang con un fallo su Scivola. Shilova secondo l'arbitro. E allora Kabashi. Fermato questa volta in maniera corretta da Niang. Poi Blarer esce sull'arrivo di Aydin, rimessa laterale in favore del Basilea. Begrer, tocco per tentativo ancora da parte del Basilea con Red Zepi. Poi Schrenk, ancora Red Zepi. Prova Aydin, largo a destra, va via benissimo, ancora Aydin. Palla dentro, bravissimo Blarer a evitare che il pallone giungesse sui piedi di Kuratli. E rimessa laterale comunque per il Basilea. Begrer. Niang. Va da solo Niang. Sbaglia il controllo, arriva comunque Begrer. Poi la chiusura del Grasshopper, ma è sempre possesso Basilea. Minder, largo per Niang. Sbaglia il tocco laterale, allora recupera Shilova. Kabashi. Subito recuperato però Kabashi, non può andare in contropiede. E allora cede il pallone centralmente a Vieira.
prova ad andare con il numero 6 Millacu. Kabashi anticipato. Ancora Vieira. Cerca un dribbling, sbaglia tutto. Attenzione allora al Basilea. C'è un fallo da parte di Millacu su Redzepi. Sarà calcio di punizione dal limite. Andrà con il numero 15 Gian Aijin. Vai Din, sbatte contro il muro del Grasshopper. Pallone verso Shilova. Minder in anticipo. Redzepi, Kuratli, Begrer, ma c'è fuori gioco. Avete visto qui come Vieira abbia chiuso sul tentativo di calcio di punizione da parte di Aijin. Ancora Vieira. Niang di testa. Controlla Aijin. Viene fermato però. Ancora Niang. Il numero 8 Kuratli viene fermato. Poi Niang protegge l'uscita del pallone e si guadagna una rimessa laterale al 20esimo. Begrer. Scatta in profondità Kuratli. Begrer torna sul pallone. Sempre per Kuratli, fuori gioco. Ora Kuratli prova a far andare Redzepi. C'è Blarer per Kabashi. Chiude Schrenk. Poi Millacu. Kabashi. Begrer interviene. Redzepi verso Kuratli, prova ad andare da solo, viene fermato ottimamente da Vieira, che tiene anche in campo il pallone, anzi no. Sì. Tra l'altro il gemello Simão Vieira e il gemello del numero 8 Sandro Vieira, entrambi portoghesi, entrambi nati il 1° maggio del 2007. Pallone che passa, c'è un giocatore a terra del Grasshopper. Si rialza Strebel. Tentativo adesso di Kabashi di arrivare su questo pallone, ci arriva e lotta ancora Kabashi, buona finta di corpo, Kabashi para benissimo Minder, ricomincia Aijin, la rimessa laterale in favore del Basilea. Ecco qui l'azione di Kabashi, la rivediamo con la parata di Milo Minder. Chiede palla a Redzepi, servito dal proprio portiere, la tiene in gioco, poi è Sandro Vieira a mettere fuori. Pallone per Begrer, lotta per il possesso, alla fine torna sul pallone Begrer, si ferma e cerca l'appoggio. In qualche modo ancora Kabashi. Cerca di andare dal numero 14 Krnovrsanin, ma il pallone esce.
Niang. Winder, ottimo pallone per Kurapli, poi Begerer non riesce a servire a Din. Begerer torna sul pallone, dall'altra parte c'è Redzepi, servito, cerca un dribbling su Vieira, ancora Redzepi, arriva Kurapli e Vieira, porta via palla a tutti. Poi Adin torna sul pallone, cerca Kurapli in profondità, pallone troppo lungo per il numero 8. Finisce la partita tra Basilea e Grasshopper, vince il Basilea 2-0. Sul campo.